Il protocollo d'intesa firmato, siglato nel 2015 tra Presidente Regione ha consentito al Corecom di poter utilizzare le URP, quindi le sedi decentrate, per offrire sul territorio l'attività di conciliazione e definizione, che è l'attività che dirime le controversie tra utenti e operatori. Giunta, la Regione rinnova questo protocollo d'intesa e consentendo quindi anche a garanti del difensore civico l'opportunità di utilizzare queste sedi decentrate. Al momento sono provinciali, il nostro intento è quello di diventare infraprovinciali. Cosa vuol dire? Che laddove ci siano delle opportunità di utilizzare altri punti decentrati, come per esempio può essere Ivrea, come potrebbero essere ne troveremo altri, offriremo agli utenti un'opportunità in più di non venire a Torino. Questo perché? Perché abbiamo notato che il numero delle controversie è di circa il 72% per la provincia di Torino e il 28% per il resto della regione del Piemonte. Cosa vuol dire? Che i torinesi sono più litigiosi? No, semplicemente il servizio viene fruito in maniera differente all'interno della regione e forse poi c'è anche una carenza di comunicazione nostra nel far capire che gli utenti della provincia di Biella, per esempio, possono rivolgersi all'URP di Biella per attivare un'attività di conciliazione.